Proviamo dal Bizzate in questa splendida mattinata, va in scena la penultima prova del circuito del Piede d'Oro. Oggi abbiamo la Stracascine organizzata dalla Proloco di Albizzate. Qua abbiamo Andrea, il presidente della Proloco di Albizzate. Esatto. Buongiorno Andrea, a tutti. Una tradizione ormai che risale a che anno? Il 1994, quindi la prima edizione della Stracascine qui al Bizzate è stata nel 1994, quindi questa è la 21esima edizione. E successivamente dal 1997 questa gara è stata entrata a far parte poi del circuito delle gare del Piede d'Oro. Quindi siamo felicissimi di questa cosa, anche perché così contribuisce a portare tanti atleti molto validi, diciamo, molto in gamba. Diciamo anche che in tutta questa storia, in tutti questi anni, sono passati tantissimi atleti che poi hanno fatto la storia del turismo Paesotto, ma anche atleti che hanno vestito la maglia della nazionale italiana, tipo i fratelli Maffei. Io anche dietro, ciao. Innovazione, dietro, da ora, là in fondo! No, 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 chi vi ha detto di muoversi? Pronti? Via! Via, Fiorella, via! Sì! Ok, via. Ciao! Ale, ale, ragazzi, dai, 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 dai! Forza, forza, coraggio! Dai, Enea! All'una, battilo, Enea! Mordeva più lei? Mi sa lei. Finalmente ho raggiunto la Martin. Com'è? Morta. Vabbè, perché andiamo avanti. E finito di scappare via. Da dove arrivi? Da dietro. Fatti uno per uno. Vi stiamo attendendo qui a Caposportivo. Sono in tanti, anche oggi, ad Albizzate. Complimenti all'organizzazione. Guardate che stupendo percorso, tutto tracciato in maniera impeccabile. Come ogni anno, tra un po' vedremo chi sbucherà lì come primo. Yahoo! Chi sarà quel grande atleta che passerà primo davanti a me? Avrà un nome questo grande atleta che di nome fa Ronnie e di cognome Fuochi? Vai, 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 Ronnie! Super Sabina! Non vale! Lui va più forte, non... Bravissimo! Bravo! Bravo!